parliamo di quelli che dice di quelli che vanno negli alberghi. Gli italiani dormono sotto i ponti e... Proprio stamattina ho visto una cosa allucinante. Ci sei? Tu stai già registrando, sì. Vedi? Fai bene, così certo. Si fa, certo. È fuori onda. Va benissimo il fuori onda, anche perché certo. Stavo dicendo che stamattina in televisione ho visto una cosa terrificante, cioè che una famiglia di 8 persone non ha più la casa perché si è bruciata, poveretti, è andata a fuoco la casa, ecco. E sono in 8 persone e hanno una macchina dove stare, quindi fanno turni su chi salire un'ora su quella macchina, chi scendere. Se poi gli capita, però... come è capitato a te l'altra notte, che ti pisciavi addosso a tutto andare, cioè, pioveva che Dio la mandava. Io avevo la pipì da tipo 5 ore. No, questo è vero. Sai Giorgio? Quando viene giù un'acqua che dice, oh, Madonna mia, adesso muoio? Mm. E mi sono fermata in mezzo alla strada. Tanto non c'era nessuno. Tanto poi pioveva e... acqua su acqua, vedi, e vai. Vedi come dicono sempre la verità. Allora, Stefania Nobile. Gli extracomunitari che sbarcano qua a milioni li mettono negli alberghi. Aspetta. L'hanno detto loro, Sì. Alberghi 5 stelle. Ma perché? Perché? Ma perché? Magari anche 3 stelle adesso, 5 non è. Loro esageriamo. Hanno detto anche 5 stelle. Ma perché? Perché loro ci guadagnano. Non perché un sono sacco buoni. Di quattrini. Non perché sono c'è buoni. C'è un business terrificante. Però hanno avuto anche da ridire quando non c'erano alberghi col wifi. Ah, è chiaro. Ah, anche perché era lontano dal mare. Allora. Ah, anche sì. Ah, è chiaro. Oggi ho saputo, parlando con una signora che vive a Santa Margherita Ligure, che a una famiglia avevano dato una casa indipendente, sì, carina, appena fuori, un po' in campagna, e l'hanno rifiutata perché c'erano 8 scalini per entrare in casa. Ho lei capito. Era incinta. Ho capito. È chiaro, no? Grave. Una donna italiana incinta può fare anche in tecur. Sì. Però se è una. Però voglio dire, c'è sempre dietro un qualche cosa. Cioè i buonismi non esistono. No, non esistono. Non parliamo di, perché una persona buona è quella che apre la porta senza dirlo a nessuno, li ospita se vuole. Sì. Però non trovo neanche giusto, vedi, questi servizi che stanno facendo, che vanno a intervistare fuori dalla Camera o dal Senato i politici, quelli delle Iene, o così, sì, dicendo lei prenderebbe uno in casa. Cioè, ma adesso è diventato un uomo, perché non te lo pigli tu in casa? Scusa. Esatto. Ma tu intervistatore che sei tanto buono, no, ma pigliatelo tu. Cioè, adesso uno, cioè perché... l'intervistatore per andare a far questo prende un sacco di quattrini. Allora, adesso parliamoci perché uno è un onorevole, con tutto, sì, l'astio che io possa avere, perché per me sono un branco di idioti tutti, sì, dal tutti, primo all'ultimo. Quindi non mi chiedete chi preferisco, perché nessuno. Sono la vergogna proprio dell'Italia. Nessuno. Però voglio dire, è non così. È che perché uno è senatore, onorevole, è obbligato, sì, a prendersi in casa questi. O anche il Papa. O il Papa. Che il Papa mi sembra che si sia già compromesso anche troppo e che addirittura non lo seguono neanche i preti, perché i preti non danno retta al Papa. Pazzesco. Cioè non sono quel cazzo che voglio di ospitare in casa. Senti, loro. Ma tu forse non hai sentito, io l'ho letto col mal di schiena, li ho sentiti mille telegiornali. Il sindaco di Roma che è andato a New York, è andato in prima fila senza essere invitato dal Papa. Però ho sentito il Papa stesso, lui, che ha detto io non l'ho invitato mai. Lui l'ha detto, che figura. Il sindaco. Che figura, signor sindaco. Ha fatto una bella figura anche a spendere 22.000 euro. Sì. Una bella figura, sì. Comunque, questo è. Lo votano. Questa è l'Italia. Tra champagne, ostriche e caviale. Va bene. Questa lo è l'Italia, va bene. Questo è sempre stato, ma non è solo l'Italia, perché insomma questo sarà un po' la realtà di tutti i paesi. Però dire che c'è tanta bontà verso, sì, questi profughi, verso questi clandestini, sì, non è un cazzo di bontà, è tutto business. Ci sono gli alberghi vuoti che non lavorano, li riempiono di questa povera gente, certo, e il governo paga. Quindi, sì, è tutto business, di buono al mondo né in ciò. Il più buono mozzica il culo di quello che ha davanti. Solo il mojito è buono. Solo il mojito è buono. Vero? Il mojito è buonissimo, il mojito, cioè, è buono. Dice, con tanta menta. Speriamo mojito, che il culo sia lavato. Il mojito perché è buono, gnocco. Non l'ho mai assaggiato, ma non lo so. 29 devi scegliere. Non mi interessa. Già ti storgi. Comprate la maglietta, comprate la maglietta. È meglio che comprate sta, sì, maglietta, vai. Ok? Sì. Comunque ragazzi, allora
No, al buonismo delle persone io non credo. Conosco persone buone, ne conosco, ma non lo dicono. Ma non lo dicono, non vanno in televisione, non ricevono assegni dalla regione o dal, o dal governo. Da nessuno. Lo fanno, punto. Punto, finito. Punto. Ok? E con questo anche noi mettiamo punto. Ve la mettiamo nel saluto? Nel punto saluto. A capo, ciao. Bye bye. In attesa di, non si sa mai, magari ve lo mettiamo da qualche altra parte. Per adesso nel saluto, poi chi può dirlo? Ciao. Ciao.